Bella ragazzi, nel video 303 vi abbiamo fatto vedere questo bellissimo kit, starter kit della Heligoo, che contiene una moltitudine esagerata di sensori, attuatori, oltre al kit, oltre appunto alla scheda Arduino R3. E è un ottimo prodotto per chi vuole proprio iniziare da zero, ma ci sono già tutti gli accessori per chi vuole proprio progettare un qualcosa di nuovo proprio di suo. Questa volta invece, visto che si avvicina il Natale, ci siamo voluti togliere uno sfizio e abbiamo preso questo bellissimo smart robot sempre dell'Heligoo, che ha una serie di funzioni molto interessanti. Innanzitutto c'è un'app gratuita da poter scaricare per poter pilotare questo robottino tramite uno smartphone o un tablet. E poi ha le classiche possibilità di essere programmato come line tracking, quindi inseguitore di un percorso, o addirittura monta un sensore oltre a quello infrarossi, monta anche un sensore ultrasuoni, per cui è in grado di vedere gli ostacoli e trovare il percorso migliore, evitarli, evitare di andare a sbattere e cose del genere. In più è anche programmabile da un telecomando a infrarossi, che è quello che era fornito anche nello scorso kit. Contiene appunto un controller Heligoo R3 e con tutte le interfacce IDE per il PC e tutto quanto. Monta quattro motori, ha una batteria litio già compresa dentro il kit e tutta un'altra serie di cose interessanti. La cosa bella è che anche questo, come gli altri, è proprio un kit completo, quindi addirittura comprende anche gli attrezzi per montarlo, per cui non avremo bisogno di nient'altro se non del kit. E ora andiamo ad aprirlo e seguiremo passo passo le istruzioni di montaggio. Per prima cosa partiamo da qui, e questo già ci fa capire le dimensioni del robotino che andremo a costruire. È un oggetto bello grossino, un bel giocattolone. Poi abbiamo una scatola che contiene tutta l'elettronica, quindi i sensori ultrasuoni che saranno gli occhi del nostro robottino, un'interfaccia Bluetooth che sarà in grado di ricevere i segnali appunto dal nostro smartphone o da un tablet, una interfaccia con tre sensori infrarossi in grado di seguire e di vedere le linee sul pavimento. Poi abbiamo, sono veramente saturi di cose questi kit. Questa qui è una scheda espansione per Arduino, un kit L98 che è per pilotare i motori, questo lo andremo a vedere magari più nel dettaglio con uno schema elettrico, e l'Arduino di Heligoo 1R3. Apriamo un'altra scatola, poi metteremo un po' di ordine dopo. Qui abbiamo tutto l'hardware. Notare che passaggio dopo passaggio tutti i sacchetti sono stati divisi per evitare di mescolare le viti e di fare confusione. Per cui siamo veramente parlando di un kit alla portata di chiunque. Molto divertente montarselo da soli. Qui abbiamo un servo che andrà a muovere il nostro sensore a ultrasuoni per andare a scrutare a destra e a sinistra se ci sono ostacoli, proprio come fanno i pipistrelli. Ci viene dato anche un nastro nero che potremo usare per fare il percorso da seguire, la batteria al litio col suo caricabatterie. Questo è comodissimo e utilizzabile poi eventualmente anche per altre applicazioni su
se vi volete divertire con Arduino, e i tre cacciaviti necessari al montaggio di tutto: una chiave a brugola, un cacciavite a croce e un cacciavite a croce per le vite più piccole. In quest'ultima scatola avremo le ruote sicuramente. Allora, abbiamo il telecomando, che abbiamo già visto nello scorso video, due cavi USB, uno per ricaricare la batteria e uno per programmare eventualmente in modo diverso il nostro Arduino. Quattro motori con riduttore e le ruote. Quindi adesso facciamo un po' d'ordine e ci divertiamo a montare il tutto. La prima cosa che ci viene consigliata di fare è di togliere la pellicola protettiva dai due pezzi dello chassis. E noi lo facciamo. Questo materiale è un acrilico, è praticamente un materiale molto simile al plexiglass e si utilizza molto spesso nella costruzione di stampanti 3D e prototipazione, perché è un prodotto che si riesce a tagliare molto facilmente col laser ed è robustissimo, molto, molto pratico per le costruzioni, per i prototipi. Eligo costruisce appunto anche stampanti 3D e macchine per taglio laser, insomma speriamo di avere in futuro altre possibilità di collaborare con Eligo per questo tipo di apparecchiature. Allora, poi cominciamo dal kit numero 1, motor, e fissiamo queste piastrine qui che serviranno per fissare i motori allo chassis. Quindi semplicemente da questo lato introduciamo le viti a brugola, piastrina, due dadi, e stringiamo con il cacciavite a brugola in dotazione. Questa operazione adesso la faremo su tutti e quattro i motori. I motori andranno quindi poi installati sulla base dello chassis. Ne abbiamo già montati tre, questo è l'ultimo, quindi si appoggia. Questa è la piastrina che abbiamo montato prima, che ci serve appunto per montare il motore perpendicolarmente al piano dello chassis. Vitina, vitina. I fori sono già abbastanza precisi, quindi non è neanche necessario fare troppa attenzione agli allineamenti. E quattro motori. Lo step successivo è quello di montare qui al centro la scheda con l'L298 che piloterà questi quattro motori. Per cui andiamo a prendere il sacchetto numero 2, L298, e qui abbiamo, oltre alle viti, anche dei distanziali che ci servono per tenere la scheda un po' staccata dalla base. Questo serve perché abbiamo praticamente tutti i pin dell'integrato e dei connettori che escono fuori, per cui con questi distanziali riusciamo a fissare la scheda mantenendola parallela al piano senza andarla a deformare stringendo con le viti. Quindi vite, distanziale e così via. E poi andremo a montarla in questo punto.
fate attenzione a questi due forellini che saranno la parte anteriore del nostro robottino, perché questa scheda, come viene indicato nelle istruzioni, ha un preciso orientamento. Perché viene chiamata L298 questa scheda? Perché contiene praticamente un integrato che si chiama L298, che non è altro che un amplificatore di potenza, un integrato di potenza in grado di andare a pilotare appunto questi quattro motori. È formato da questi quattro ponti ad H, questi due ponti ad H, formati ognuno da quattro transistor, alimentati da questo ramo dal positivo, da questi due rami al negativo, e queste sono le nostre uscite. Quindi, in base al transistor che andremo a far condurre o mandarlo in interdizione, avremo sull'uscita il positivo o il negativo dell'alimentazione. La cosa furba di questo integrato sono queste porte AND, una delle quali, come vedete, ha un pallino qua, che significa che ha l'ingresso negato. Quindi, quando un transistor conduce, l'altro no, e viceversa, e non c'è il rischio di far condurre tutti e due i transistor contemporaneamente, che sarebbe un problema perché creeremo un cortocircuito fra positivo e negativo. Quindi con questo integrato semplicemente si risolve il problema del pilotaggio dei motori, di parti induttive, eccetera eccetera, che altrimenti obbligherebbe a utilizzare molta più elettronica del dovuto. Quindi niente, adesso montiamo ancora questa scheda e ci vediamo dopo. Una volta fissata la scheda L298 con i quattro dadi, possiamo tranquillamente collegare i quattro motori. Non c'è la possibilità di sbagliarsi, anche perché questi connettori sono irreversibili. E questa è un'operazione che dopo sarebbe difficile fare, quindi lo facciamo subito. Poi vi avanzeranno queste altre quattro viti che servono per montare il kit Iligo 1, per cui le rimettiamo qui dentro e le teniamo per dopo. Lo step successivo è quello di montare il sensore infrarossi. Qui abbiamo praticamente un LED infrarosso trasmettitore e un LED infrarosso ricevitore. Il segnale rimbalza sull'ostacolo o su comunque su un oggetto e si riflette, e la luce ritorna sul ricevitore. Questa parpella che c'è in mezzo serve appunto per evitare che la luce dal LED trasmettitore vada a finire direttamente sul ricevitore, e in questo modo si riesce a distinguere un oggetto chiaro da uno scuro, uno bianco da uno nero, insomma, o un oggetto che passa davanti al sensore improvvisamente. E questo robot praticamente ne utilizza tre per essere sicuro appunto di non uscire mai fuori dai confini. Anche per questa scheda esiste un kit di distanziatori che vanno montati qui dietro, e poi la scheda andrà montata qui sotto nella parte anteriore dove avevamo visto i forellini. E adesso andremo a montarla. Grazie a voi, ci siamo presi un caffè anche oggi. Vi ricordiamo infatti che siamo iscritti e ci potete trovare anche alla piattaforma di Ko-fi sotto il nome Caos la Leggenda, con il quale potrete contribuire ad aiutarci per proseguire con questi video. Inoltre vi consigliamo di iscrivervi, perché sulla nostra piattaforma Ko-fi abbiamo intenzione poi di mettere le anteprime dei prossimi video che usciranno, per cui avrete la possibilità di sapere in anticipo quale sarà
il prossimo video e il prossimo argomento di cui parleremo. Lo step successivo è quello di montare la scheda Arduino Uno di LEGO sulla parte superiore del nostro robot. L'unica cosa a cui fare attenzione in questo caso sono questi tre fori che ci daranno l'orientamento della piastra. Quindi praticamente la scheda andrà montata così, non c'è possibilità di sbagliare. Ovviamente con i distanziali, come abbiamo imparato a fare per le schede precedenti. Tutte le fasi di montaggio comunque sono indicate tranquillamente sul manuale di istruzioni e potrete trovarle anche alla pagina di aiuto di LEGO, che ha anche una pagina Facebook, Twitter e ha un account YouTube dove potete trovare altri video sui montaggi. Allora, una volta montata la nostra scheda Arduino, c'è da fare questa operazione: si monta la scheda interfaccia. Si fa così: si appoggia il primo pin sul primo foro, si va dietro con tutti gli altri del pettine e vedrete che dalla parte opposta vi andranno a combaciare. Non abbiate paura di fare male a queste schede perché sono molto robuste. Premiamo e andiamo a incastrare i due connettori 1 e 1-2. Prossimo step: prendiamo dal sacchetto 4 le viti per la batteria e andiamo a montare la batteria. Anche qui, indicazione, l'interruttore dovrà essere dalla parte esterna, se no non riuscirete più a spegnerla. E ci avviciniamo piano piano alla fine del montaggio. Alla fine, se vi mettete lì con i vostri bambini, vedrete che in un'oretta si riesce ad assemblare tutto questo bellissimo kit. Per fissare il sensore a ultrasuoni sul servo che gli darà movimento tipo radar, vanno utilizzate queste viti qui da 1,6, che sono le più piccole in dotazione e che troverete nel sacchetto numero 5. Qui non è necessario inserire i distanziali perché fanno già parte di uno spessore che è stato ricavato dalla plastica di supporto, dalla base di supporto. Anche queste hanno un dado un po' microscopico. E il tutto va serrato col cacciavite, questo qui più piccolo, che è lo stesso cacciavite con la punta 00 che serve per stringere anche le viti degli occhiali. Anche questo viene fornito in dotazione. Fatto ciò, si passa il cavo in mezzo e si fissa il servo su questa piastrina e, come avrete capito, poi il tutto andrà fissato con altre tre viti su questi tre fori per fare in modo che il sensore rimanga sulla parte anteriore del veicolo. E ora andremo a montare anche questo. Una volta montata la batteria, la possiamo già collegare, magari assicurandoci prima che l'interruttore sia su off. Passiamo il cavo del servo sulla parte anteriore. Qui poi metteremo due fascette di cablaggio. Altra cosa bella di LEGO è che mette veramente tutto. Tutti i connettori sono numerati, tutto è descritto, quindi qui dove ci va il servo c'è scritto servo,
Poi tutti gli altri connettori hanno un numero di pin differente, quindi è impossibile sbagliarsi. L'unico su cui si può fare confusione è quello del Bluetooth, ma qui c'è scritto Bluetooth e la scheda Bluetooth andrà qua, quindi anche qui è difficile sbagliarsi. Fatto questo, dal kit numero 6 troveremo queste 6 torrette, anche queste da avvitare come abbiamo fatto per le restanti parti meccaniche, e possiamo sovrapporre i due pezzi. Ovviamente prima andiamo a collegare gli altri due pin della scheda mancanti, quindi l'alimentazione della scheda driver e il pilotaggio. Da qui partiranno tutti i segnali per far muovere i motori. Li passiamo attraverso il foro. E fissiamo la parte superiore del robot con le 6 vitine. Possiamo a questo punto collegare tutti gli altri cablaggi, per cui il filo della scheda L298 lo mettiamo sul connettore L298 control. Questo che arriva dal sensore infrarossi sul fondo lo monteremo su infrared sensor. Poi questo qui che è quello del sensore ultrasuoni, lo attacchiamo su ultrasonic sensor. Ok, qui poi gli diamo una pettinata, possiamo unire tutto con una fascetta, cablare tutto un po' meglio. E a questo punto rimane la scheda Bluetooth che attaccheremo per ultima. Rimangono da mettere le ruote, qui ne abbiamo già montate 3. Montiamo quindi la quarta, hanno la loro sede. Si inseriscono così, vite lunga che troverete nel kit numero 4 e cacciavite quello intermedio. Scusate, qui abbiamo qualche problema di ripresa. Ok, e abbiamo qua le nostre borchie di caos stampate a laser. Là. Questo è un sacchetto con l'hardware avanzato dalla costruzione del nostro robot. E sono cose abbastanza normali che abbiamo trovato anche in altri montaggi di stampanti 3D e simili. E sono tutti pezzi che vengono messi in più perché spesso nel montaggio si possono perdere delle viti, quindi ci sono delle viti di scorta. In più ci sono gli accessori classici del servo se volessimo utilizzarli, e recuperando il servo dal nostro robot per altri scopi. Vediamolo adesso in funzione. Allora, la scheda Arduino del nostro robot arriva già programmata, poi ovviamente è possibile collegarsi col cavo per i più esperti e eventualmente anche andare a modificare il software che viene fornito e si può trovare tranquillamente sulla piattaforma di Eligo. Allora, tramite il telecomando gli si danno le funzioni, quindi ad esempio la funzione 1 è quella di macchinina radiocomandata
con questo telecomando qui infrarossi, quindi potremo fare poche cose, ecco. Rischio. Poi la funzione numero 2 è quella che trova gli ostacoli da sola. Ovviamente vi consigliamo di non farlo funzionare su un tavolo per la prima volta. E poi c'è la funzione numero 3, che è quella che si può utilizzare tramite la nostra app di Eligo. Quindi da qui abbiamo la possibilità poi di muovere il nostro robottino come vogliamo e usare proprio un tablet come se fosse un telecomando. E niente, se anche questo video vi è piaciuto mettete un like, non dimenticate di iscrivervi per essere sempre aggiornati sulle nostre novità. Ricordatevi che prossimamente metteremo sulla nostra piattaforma Ko-fi i prossimi video che usciranno. E se volete offrirci un caffè, ci fate un favore. Alla prossima. Bella ragazzi!